presentato a sufficienza, quindi... Bene, grazie. Allora diamo il via alle domande e diamo la parola a Giancarlo Donella, Presidente della Lega delle Cooperative. Io vi faccio la domanda che ho già fatto al candidato Chiamparino, riguarda, diciamo, la promozione della cooperazione, nel senso che la regione Piemonte è una regione da questo punto di vista virtuosa, nel senso che è una delle poche, credo l'unica regione che prevede nel suo statuto all'articolo 5 appunto il riconoscimento del valore della cooperazione e si impegna a promuoverne lo sviluppo. Questa scelta ha avuto anche poi delle conseguenze, diciamo, concrete, nel senso che la Regione Piemonte ha per esempio due leggi, la 23 e la 18, che sono due leggi che intanto sono state, diciamo, bipartisan, nel senso che sono state sempre appoggiate, diciamo, all'unanimità dai consiglieri regionali. Sono leggi che hanno funzionato e sono leggi che sicuramente hanno permesso in questa regione un'attenzione, uno sviluppo anche delle cooperative, in particolare di quelle più piccole. Quindi quello che le vogliamo chiedere è se anche dal suo punto di vista questa scelta, diciamo, che è fondante, diciamo, dentro lo statuto della regione, è una scelta che lei condivide e che si impegna, diciamo, a sua volta a promuovere come sviluppo, diciamo, anche dell'attività. Certo, grazie. Ma ovviamente quindi sì, lo statuto della Regione Piemonte è stato uno statuto appunto recentemente rivisto, ma sicuramente al suo interno dei principi fondanti ha dei principi appunto che sono assolutamente validi e estimabili, e quindi assolutamente, quindi l'articolo 5 va, come dire, gli va dato attuazione, che molto spesso poi nelle carte fondanti degli enti, che siano gli statuti degli enti di prossimità o regionali o che sia la carta costituzionale, spesso poi rimangono lettera morta. Quindi sicuramente io penso che si debbano rispettare quelle che sono le carte fondanti, tra cui appunto lo statuto Regione Piemonte, quindi anche l'articolo 5, e quindi dal nostro punto di vista la cooperazione va sicuramente seguita e va, come dire, aiutata in quello che sono le loro ricadute sul territorio. Quindi il Movimento 5 Stelle di suo ha la caratteristica di cercare di massimizzare quello che è il confronto con le realtà territoriali, con i cittadini e con le associazioni di categoria, quindi questo è per noi un dato fondante, nel senso che noi nasciamo come movimento territoriale, movimento locale, fatto da cittadini, quindi sarebbe quasi andare un contro ovviamente alle nostre prerogative, quello di trascurare una parte rispetto a un'altra. Quindi questo penso che sia una garanzia, non un impegno da parte del Movimento 5 Stelle, nel senso che non dovessimo appunto, sia nel caso di vittoria che nel caso di essere la principale forza d'opposizione, la nostra parte ci sarà sempre l'apertura al dialogo. Questo è un dato fondamentale, perché spesso abbiamo visto che le parti, no, si sono suddivise. L'Italia è sempre stata una nazione di fazioni, no? Gheffi, Ghibellini prima e poi lungamente destra e sinistra. Io credo che ci sia bisogno un po' di superare queste concezioni, anche perché oramai non voglio dire che siano antistoriche, ma nel XXI secolo possiamo anche dire, avendo anche visto le larghe intese umane, possiamo anche dire che si può superare questo nell'ottica del perseguimento del bene comune, perché poi questo che è importante, il bene comune e della buona amministrazione. Perché se non è ovviamente la buona amministrazione il fine ultimo di un amministratore, ci dobbiamo chiedere quale possa essere, no? Quindi senza fare facili battute, è ovvio che si può pensare che invece sia il bene di una parte rispetto a un'altra. Quindi noi da questo punto di vista assolutamente ci riconosciamo in quelle che sono anche le finalità fondanti della cooperazione sociale, no? La mutualità, la democrazia diretta, a cui noi auspichiamo anche in politica, cioè nel senso una testa, un voto, noi diciamo uno vale uno, no? nel nostro movimento. Quindi riteniamo ci siano sicuramente dei principi fondanti molto, molto vicini, molto similari. Grazie. Adesso lascerei la parola a Deirdre Boggio. Noi crediamo che una delle sfide del futuro sia l'integrazione tra risorse pubbliche e private, con modalità che ancora non sono state del tutto sperimentate, ma che noi cominciamo ad avere in mente. È attualmente in vigore un decreto firmato da Sacconi, che risale al 2009, che prevede la possibilità di costituire dei fondi partecipati da enti territoriali e privati.
nonostante sia del 2009, in Italia non è ancora, nessuno di questi fondi ha ancora visto la luce. In Piemonte stiamo assistendo sempre di più a un protagonismo del privato in campo, in ambito sanitario, e penso alla vicenda, l'ultima, dell'ospedale Gradenigo. Noi qui siamo dei cooperatori tutti riuniti e ci teniamo a dire che se guardiamo dei progetti di partnership tra pubblico e privato, la cooperazione ha molto da dare, sia in termini di competenze che sono già consolidate, importanti, e sia, non ultimo, nel portare un approccio che è diverso da quello del privato profit. Allora, vengo alla domanda. Noi siamo convinti che il riordino della spesa pubblica possa passare attraverso una diversa modalità di gestione tra pubblico e privato, magari anche con possibilità che non sono ancora state esplorate, e pensiamo in particolar modo al coinvolgimento del mercato assicurativo nei progetti di assistenza domiciliare. Volevamo chiederle se ci ha già pensato, se ha già avuto degli stimoli e come vede queste sfide future. Grazie. Allora, sicuramente appunto il tema toccato è sensibile e strategico per la Regione Piemonte. In fondo sappiamo benissimo che la sanità al momento non ha una previsione a breve termine di pareggio di bilancio, perché nonostante in Italia appunto sono stati fatti solo tagli da parte della Giunta Cota, tra l'altro per onore del vero imposti da Roma, no? Perché poi bisogna sempre anche riconoscere quali sono le condizioni in cui si svolge un operato politico, se no è facile dare contro appunto a una parte e poi magari si vincono elezioni e non si riescono a fare dei grandi cambiamenti. Quindi sappiamo che eravamo all'interno del perimetro molto stretto del piano di rientro imposto dall'Agenas da Roma, e quindi non siamo riusciti sicuramente come regione, quindi uso il plurale, a mettere in atto delle politiche di efficienza, di risparmio, quindi non di tagli, non di blocco dell'assunzione, perché alla fine i 200 milioni di euro che abbiamo risparmiato, sapete che nel 2010 la spesa sanitaria ha raggiunto il picco di 8 miliardi e mezzo, comprensivi di quanto la compartecipazione regionale, siamo scesi a 8 miliardi e 3. 200 milioni di risparmio che sono venuti fondamentalmente appunto alla chiusura di alcuni rep servizi, a chiusura barra riconversione di alcuni presidi ospedalieri e dal blocco dell'assunzione. Quindi sicuramente c'è bisogno di tornare ad assumere uscendo dal piano di rientro. Noi abbiamo idea di poterlo fare tramite la trasparenza e quindi l'efficienza, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti. Quindi acquisti, sapete, è stato al centro per anni di discussioni, o meglio, non è mai uscita dal tema di discussione perché è fondamentale. Quindi gli acquisti cubano per almeno 2 miliardi di euro nella regione Piemonte, e quindi noi siamo convinti che spesso ci siano state zone d'ombra, zone poco chiare, poco certe, in cui si può essere annidato o l'errore umano o anche qualche cosa di più. Abbiamo visto, noi abbiamo fatto una commissione d'inchiesta in Consiglio regionale per capire come mai le aziende sanitarie abbiano fatto per anni proroghe del patto, ad esempio, che sapete che dal codice d'appalto pubblico la proroga può essere fatta per 6 mesi, no? Massimo un anno, poi diventa un qualcosa di uno strumento non più lecito. Invece abbiamo assistito a proroghe per 10, 11, 12 anni, quindi c'è qualche cosa che non funziona nel sistema delle centrali di acquisto, sia delle singole aziende, dei provveditori e il coordinamento regionale. Quindi noi vorremmo avere a questo punto un coordinamento più forte, ma non più forte gerarchicamente, più forte nel senso di messa in rete, quindi sempre più dialogo, per cercare di capire come appunto poter efficientare e risparmiare da questo. Il secondo punto è l'informatizzazione sanitaria, poi arrivo al tema della compartecipazione pubblico-privato che raccorda la domanda. L'informatizzazione è un altro tema fondamentale, nel senso, noi andiamo nella stessa azienda sanitaria, tra due presidi ospedalieri, i sistemi informativi non si parlano, e quindi capite che è un problema tremendo. Io ho esercitato appunto a livello professionale di medico di famiglia e ho fatto anche la guardia medica, la comunità assistenziale, se andava sul territorio vedevo un cittadino che stava male, quindi agitato, confuso, e dovevi capire, fare l'anamnesi patologica remota e prossima, quindi capire cosa aveva, che patologie prendeva, se era allergico, cosa. E vi assicuro che non è semplice. Noi potessimo avere, non dico un unico software, ma almeno un sistema di intercomunicabilità tra software diversi che ti permette di accedere, come ci chiede l'Europa, come ci chiede Roma tra l'altro, di accedere alla cartella clinica elettronica online del cittadino, noi risparmieremo un sacco di tempo
Quindi ridurremo automaticamente le liste d'attesa nelle visite, eviteremo errori, doppioni di prescrizioni e quant'altro, e agevoleremo anche il cittadino nell'invio dei referti online a casa. Ovviamente per chi non ha l'Inter, che viviamo in una realtà molto ancora montana, collinare e rurale, pensiamo di appoggiarci alle farmacie, che sono poi i presidi territoriali che hanno ovviamente la rete, che possono anche fare le prenotazioni e ricevere i referti. Quindi queste due dovrebbero essere risorse, gli ambiti che ci permettono di recuperare risorse per poter tornare ad assumere. Al momento appunto è acceso in Italia il dibattito della compartecipazione del privato nella sanità, a partire da Monti, ma anche prima. Sapete, sono sulla gestione del Gradenico sono molto scettico, nel senso che se appunto parliamo di privato profit in sanità, al Movimento 5 Stelle, chiedo scusa, ovviamente sorgono più di qualche dubbio. Quindi invece se parliamo di privato no profit, ovviamente possiamo sperimentare, possiamo valutare insieme, possiamo cercare appunto un'integrazione che vada incontro da un lato alla necessità di tornare ad assumere, di avere più personale, che noi abbiamo bisogno di più personale in ospedali e anche più personale sul territorio. E quindi, come il Gradenico era gestito da un privato no profit prima, Congregazione delle Suore, non capisco perché debba andare un privato profit che tra l'altro sta facendo pressioni, da quelle voci che mi giungono, sul mondo della politica per poter avere modificata la legge regionale dell'85, che prevede la possibilità di gestire un pronto soccorso da parte di un privato profit. Il pronto soccorso non può essere gestito da un privato profit. Pronto soccorso ci vanno le persone che stanno male e non ci può essere lucro su quello, quindi assolutamente ben venga la cooperazione sociale no profit, ribadisco no profit, e tutto il resto invece dal mio punto di vista deve essere tenuto insomma alle porte della regione Piemonte. E, per quanto appunto riguarda il territorio, ad esempio noi pensiamo che ci possa valutare tutto quello che permette di aumentare l'offerta territoriale, perché il territorio garantisce la riduzione degli accessi impropri in ospedale, cioè l'anziano con polipatologia, che il medico di famiglia non riesce a seguire, non riesce ad andare a casa, a volte va in pronto soccorso magari solo perché è disidratato, che non beve, non d'estate, e crea quindi allungamento del tempi di attesa. Quindi su quello, se noi riuscissimo ad avere personale tipo infermieri, per istituire la figura dell'infermiera di famiglia o l'infermiera di quartiere, come dir si voglia, magari anche in cooperativa, potremmo veramente aiutare tantissimo a snellire quelli che sono i passaggi del pronto soccorso. Quindi assolutamente sì, si può fare, bisogna ovviamente avere un tavolo di discussione. Parliamo un attimo di fondi strutturali. Sicuramente i fondi strutturali saranno il principale introito della regione nei prossimi anni, fino al 2020 sicuramente. Che idea avete rispetto a ciò? In che maniera si può massimizzare l'effetto di questo denaro che potrebbe arrivare sul territorio, a fini occupazionali piuttosto che di sviluppo? Certo, spesso facciamo una battuta, si teme che saranno gli unici soldi che ci saranno sulla regione Piemonte, ma ovviamente i fondi europei vanno sempre cofinanziati, quindi la grossa domanda è poi se riusciamo veramente a cofinanziare poi i fondi europei, perché ultimamente ci sono state anche polemiche del fatto che la regione poi tardava ovviamente con l'erogazione dei fondi di cofinanziamento dei fondi europei. Quindi sono 2,15 miliardi di euro in 7 anni, la programmazione 2014-2020, per una crescita cosiddetta sostenibile, intelligente ed inclusiva, e quindi sicuramente sono tre termini che noi sposiamo pienamente. Tra l'altro, chi potrebbe non sposare una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile? Ovviamente ci sono una serie di target nell'utilizzo sia del fondo di sviluppo regionale che del fondo sociale europeo, che prevede per fortuna non solo attenzione rivolta ai giovani per l'inserimento nel mondo lavorativo, ma anche attenzione alla grande emergenza di questi ultimi anni purtroppo, che è il reinserimento lavorativo degli over 40, over 50, che perdono il lavoro e sono troppo anziani per essere riassunti, perché sapete purtroppo le aziende assumono soprattutto giovani, perché diciamocelo, nel senso, non dobbiamo negare l'evidenza, possono, come dire, trattarli un po' peggio, no? Assumerli magari con contratti precari o comunque pagarli un po' meno, e sono però troppo giovani per andare anche tramite scivoli in pensione, soprattutto dopo la riforma Fornero. Quindi bisogna agire soprattutto da un lato, noi pensiamo, con la riforma degli ammortizzatori sociali. Questo che la faccia Renzi o la faccia
pallino paperino non ci interessa. L'importante è che a Roma si iniziano discussioni importanti di questo tipo. Sapete che noi abbiamo spinto molto e continuiamo a spingere per l'introduzione del reddito minimo garantito, che è una riforma che ci chiede l'Europa. Quindi attenzione, che l'Europa non ci chiede solo nuove tasse, tagli e austerity, ci chiede anche forme di inclusione e di tutela universalistica. Quindi reddito minimo garantito a coloro i quali perdono il lavoro e non riescono a ricollocarsi. I fondi europei dovrebbero servire ad evitare questo, quindi con la formazione professionale ovviamente, che va centrata su quelli che sono i reali obiettivi di un paese che dovrebbe dotarsi di un piano industriale, dovrebbe, e quindi anche a cascata una regione, e che quindi dovrebbe avere chiare quelle che sono le necessità e gli spazi in cui veramente ci sono possibilità di ricollocamento. E poi noi dobbiamo fare la nostra parte creando delle filiere, quindi noi pensiamo che la politica sia purtroppo un po' ferma e non abbia, la politica tradizionale non abbia, come dire, la capacità di avere un po' una visione a lungo raggio, quindi siamo un po' fermi sempre sulle vecchie e tradizionali linee di sviluppo, cioè il cemento, il mattone, l'automobile. Adesso Marchionne ieri ha lanciato il piano, no? Che adesso vedremo cosa succederà. Io penso che serva invece un'innovazione, non pensiamo solo appunto all'innovazione come la intendiamo recentemente, ma anche a pensare di cambiare su temi molto semplici, ad esempio la tutela del paesaggio del territorio. Diciamo, perché investire sulla la cura del territorio dal dissesto idrogeologico non è un qualche cosa che crea posti di lavoro? Perché non è un qualche cosa che serve? Sapete che tutto quello che è prevenzione, che sia prevenzione sanitaria, che sia prevenzione territoriale o ambientale, produce poi un investimento di uno, produce un ritorno di 5, 6, 7. Che se poi piove, una collina frana, a parte poi piangiamo i morti e i feriti, sono costi, poi ci sono i costi di ricostruzione. Quindi l'intervento sul territorio in questo senso sarà una delle nostre linee guida fondamentali, insieme a tutto quello che sono i cosiddetti green jobs, quindi i lavori verdi e la ristrutturazione. Quindi noi sull'edilizia pensiamo ad esempio, e ne avevamo parlato anche in un convegno con l'allora assessore urbanistica, poi diventato assessore alla sanità, in maniera un po' sorprendente dal mio punto di vista cavallera, in un convegno anche con l'ANCE, con l'Associazione Nazionale di Costruttori Edili, e allora ci hanno dato ragione, poi ultimamente inspiegabilmente sembra che abbiano cambiato posizione, ma noi diciamo non c'è bisogno di costruire, non c'è richiesta, cioè lo sapete benissimo che le case sono invendute, no? Quindi noi vogliamo ristrutturare, gli edifici possono essere ristrutturati energeticamente, ma creiamo un sacco di posti di lavoro tramite magari anche le cosiddette energy service company, ESCO in acronimo, no? Cioè compagnie energetiche che anticipano la spesa e recuperano i soldi tramite le detrazioni fiscali, perché oggigiorno non c'è quasi nessuno che abbia i soldi per fare una ristrutturazione energetica. Io vivo in un condominio, anche per mettere le termovalvole ho dovuto litigare parecchio. Quindi se la regione si facesse parte dirigente in questo, cioè creasse e sostenesse delle energy service company con dei fondi di garanzia, magari potremmo fare ripartire tutta l'economia della ristrutturazione energetica e quindi anche dell'edilizia, perché si può anche abbattere e ricostruire. L'importante è non consumare più suoli agricoli, penso che su questo siamo d'accordo, perché abbiamo già cementificato molto, lo dice anche il presidente della provincia Saitta, quindi se lo dice Saitta che è del PD, insomma io a maggior ragione lo ribadisco, non c'è più bisogno di costruire, non si vende più, tante case in vendita, tante case in affitto, anzi la gente per colpa dell'IMU tra l'altro cerca di darle via le case. E quindi penso che i fondi europei si possano utilizzare in questo. In ultimo, e chiudo per non essere lungo, sempre per il principio dei 3 minuti, è la mobilità sostenibile. A me piacerebbe lanciare in partnership con chi ci sta a livello di regione, a livello di enti, che sia IREN, che sia Enel, che sia chi vuole, un piano di mobilità elettrica. E questo spero che veramente sia per il Piemonte una novità, perché lo sapete, Genova è già partita, Parma e Bologna e Reggio Emilia sono già partite, è partita anche la Lombardia con la 2A e noi siamo fermi, cioè non abbiamo lanciato un piano di mobilità elettrica. Quindi senza le colonnine di ricarica non si può lanciare la mobilità elettrica, quindi abbiamo bisogno di quella, poi la ricerca del Politecnico. Se oltre all'alleanza abbiamo messo insieme Conf Agricoltura e CIA e abbiamo creato l'Agriinsieme, che è una semplificazione, è una sburocratizzazione ed è una facilitazione per gli amici che governano la pubblica amministrazione, la politica e compagnia bella, nel aiutarli a identificarci meglio e a interpretare meglio i nostri problemi. Posso chiedere se la disponibilità del suo gruppo, della sua componente, rispetto a un problema per noi
antico, siamo un po' insofferenti in quella direzione, perché nel momento in cui per noi le cooperative di montagna e di pianura, al di là della ovvia collocazione geografica diversa, ma sono cooperative agricole a tutti gli effetti e hanno la stessa missione, le identiche progettualità, perché noi dobbiamo avere a che fare con due distinti assessorati, a volte, ahimè, anche con interpretazioni diverse sulla stessa materia, che comunque è terra e sta per terra e parla di sviluppo, di interventi, di risorse e di quant'altro. Sicuramente, partendo dal tema delle province che l'ha toccato, noi lo sposiamo pienamente, quindi la semplificazione passa anche da quello, non avere più enti di riferimento per appunto un agricoltore, un allevatore che debba muoversi già nella complessa burocrazia di quelle che sono le politiche agricole comunitarie, poi calate con il PSR appunto sul livello regionale. Quindi dobbiamo ovviamente salvaguardare poi le competenze delle persone che lavorano nella provincia, quindi ci sarà anche questo grosso problema che fino ad ora non è stato toccato, nel senso che noi come assessorato agricoltura non avremo al momento le risorse umane per poi coprire tutta la complessa parte burocratica amministrativa se dovessero venire meno le province, dovessimo perdere i lavoratori delle province. Quindi io auspico che vengano salvaguardati i dipendenti della provincia e assunti quindi in regione, molti dei quali erano proprio stati mandati dalla regione alle province, e quindi in questo senso che si possa collaborare per snellire e sburocratizzare. Quindi su questo assolutamente noi ovviamente abbiamo delle persone competenti in materia, e quindi avremo anche in caso di vittoria un assessore agricoltura che è presente nel nostro listino del presidente, e quindi che possa anche dialogare, non dico alla pari, perché poi alla pari solo chi veramente, come ha detto lei, mette le mani nella terra e sta con la schiena china, però comunque che possa comprendere bene quelle che sono le esigenze dell'agricoltura. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli alla promozione del Made in Italy, senza l'ipotesi di stralciare e stracciare tutto quello che è stato fatto sinora. Quindi noi siamo appunto per un cambiamento, ma sempre progressivo, mai come dire drastico, perché di solito è sempre drammatico. Quindi assolutamente il Made in Italy va protetto, lo sappiamo che siamo vittime di miliardi in termini di euro di frodi e contraffazioni, quindi va potenziata anche a livello europeo, e quindi il 25 maggio saranno le elezioni europee, tutta quella che è la sicurezza sulla tracciabilità dei prodotti, quindi delle materie prime e dei processi di trasformazione. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo, che il consumatore deve sapere da dove vengono i prodotti che mangia. Questo è fondamentale, e noi col Made in Italy e calato sul territorio come Made in Piemonte, se vogliamo, possiamo veramente viverci, perché abbiamo una quantità e qualità di eccellenze enogastronomiche che nessuno al mondo ha, non ce l'ha sicuramente la Francia, per non parlare di altri paesi che ci coprono da mattina alla sera, con risultati ovviamente insoddisfacenti. Per quanto riguarda la semplificazione della struttura invece politica amministrativa della regione, è vero, nel senso al momento comunque la struttura regionale prevede due direzioni, quindi la direzione agricoltura e la direzione economia montana foreste, che tra l'altro, se non sbaglio, con le opere pubbliche, quindi tendenzialmente si sono sempre tenuti due assessorati divisi. Noi ci stiamo ragionando anche perché la legge regionale prevede una riduzione del numero degli assessori, siamo passati da 16 a 11 più presidente, e quindi potrebbe anche essere che finalmente l'agricoltura possa ritornare a casa insieme, insomma, all'economia montana e alle foreste, perché in effetti sono temi che sono collegati e collegabili anche a livello politico. Rispetto ad una questione di rottura rispetto al resto, allora vorrei farle alcune domande in questo senso, rapidissime. La prima: personalmente non penso, glielo auguro, ma non penso che voi prenderete il 51%. Se voi non prendete il 51%, ma sarete il primo partito in questa regione, lei con chi intende governare? E ritiene di poter governare con persone che politicamente e individualmente considerate morte? Perché io questo vorrei capirlo, perché se non sono morte e intende di poterci ragionare, i casi di nuovo sono due: o loro accettano integralmente il vostro programma, o voi mediate rispetto a loro. Ma se mediate, siete uguali a tutti gli altri, cioè fate una mediazione e fate una maggioranza. E quindi mi interesserebbe capire, perché esprimere il mio voto significa anche capire che cosa poi mi aspetto su questo. Secondo aspetto, e credo sia abbastanza veloce, sulla TAV.
in linea di massima ho l'impressione di sapere che cosa pensate, ma mi interesserebbe capire lei come Presidente della Provincia che cosa intende fare immediatamente e come intende muoversi su questo tema. Terzo elemento, io credo ci sia una grande differenza tra da una parte teorizzare e dall'altra parte governare. Direi che il caso Pizzarotti è emblematico da questo punto di vista, cioè nel senso io personalmente penso che Pizzarotti si muova bene, ma ho l'impressione che una testa, un voto, in tutta onestà non penso che Grillo valga un voto, ecco, Pizzarotti si muove bene, ma ho la sensazione che il movimento al quale appartiene lo stia sfiduciando. Allora mi chiedo, dopo per esempio un anno e mezzo che lei governasse questa regione, c'è poi il rischio che un'indagine internet ci comunichi che lei se ne deve andare perché il suo movimento non lo riconosce più, o possiamo stare tranquilli che siamo noi che l'abbiamo votata, che la terremo e la seguiremo per 5 anni? Grazie. Grazie delle domande, così andiamo appunto, usciamo dai formalismi e ci parliamo un po' più direttamente. No, ma tanto siamo abituati, c'è sempre, qualunque riunione sembra che facciamo, ci sono sempre queste domande, quindi allora me ne sono segnata. Sul governare, sì, allora obiettivamente c'è il grande rischio o opportunità che dalle elezioni non esca un vincitore, che sia Chiamparino, che sia Buono, che sia Pichetto. Quindi si riproponga il modello del Senato romano, perché sapete che se non si supera abbondantemente il 40% un candidato presidente, e attenzione anche le liste che lo sostengono, non ci sarà una maggioranza. La maggioranza sarà molto risicata, rischia di essere 26 a 25 col 26esimo per il presidente della regione, e 8 assessori saranno anche consiglieri interni, quindi vuol dire che l'assessore durante le sedute non possono andare in missione, devono essere presenti, non può esserci nessuno che ha un mal di pancia, un'influenza o un raffreddore, e quindi vuol dire fondamentalmente, io credo che il prossimo consiglio regionale sarà dal mio punto di vista più dialogante, per forza di cose. Non ci potrà essere una maggioranza, che sia maggioranza Bresso, che sia maggioranza Cota, per non andare indietro troppo, che imponga le cose con la forza di numeri. Non ci sarà più una maggioranza con 12 consiglieri in più. Quindi questo è un dato secondo me positivo, quindi che è una sfida che noi ci apprestiamo ad affrontare. Noi abbiamo sempre detto ovviamente che nel caso avessimo ovviamente un voto in più, qualsiasi sia Roma, che sia la regione, ovviamente ci prendiamo l'onore e l'onere ovviamente amministrare. Sapete, noi siamo assolutamente contrari, siamo contrari perché sono cambiati totalmente gli scenari, quindi analizzando i dati economici, i dati trasportistici, non ci sono le merci, non ci sono i passeggeri, per giustificare la spesa di 7 miliardi di euro a progetto che poi diventano 28, sapete che si moltiplica per 4 in Italia i costi delle opere, per fare un buco, una montagna di 57 km e portare più velocemente, risparmiare un'ora, mezz'ora, le merci da Lione a Torino. Francamente non c'è l'utilità, così come non c'è l'utilità sul Terzo Valico. Sapete che le merci restano a Genova una settimana a Porto di Genova perché devono riempire i treni merci, e poi risparmiamo magari un'ora per andare a Milano, per andare a Tortona. Ovviamente la regione tra l'altro non avrà il potere di dire no, non si fa il TAP perché è un progetto internazionale. È ovvio che andremo a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, e diremo che noi come Regione Piemonte, se avremo una maggioranza, siamo contrari, e gli spiegheremo i motivi, e magari sarà finalmente anche l'ora in cui potremo discutere veramente di dati, di cifre, che sapete che poi purtroppo per un po' della contrapposizione, i toni che sono alzati, non si riesce mai a parlare di cifre e di dati. Mettiamo i dati, le cifre giù sul tavolo, ci sono stati ingegneri, fior di ingegneri che hanno spiegato quali sono le cifre reali, e vediamo se magari riusciamo a far cambiare idea, anche perché vi ricordo che il governo ha sempre tagliato le risorse sul tavolo, vi ricordate, no? Le ha messe, poi tutte le volte che avevano delle coperture le toglieva, quindi questo è un altro dato. Su Pizzarotti e Grillo, e vado a chiudere, sì, Pizzarotti secondo me sta amministrando bene, nel senso, perché per essere la prima esperienza, cioè io vengo già da un'esperienza di 4 anni, se 4 anni fa avessi vinto le elezioni non so cosa sarebbe successo, perché francamente non avevo idea 4 anni fa di come funzionasse una regione, quindi tanto di cappello una persona che entra in un comune, è vero, più piccolo, sono 200.000 abitanti, non 4 milioni e mezzo, però è già difficile. Non è riuscito a chiudere l'inceneritore,
lo dicono tutti, è vero, forse abbiamo sbagliato in campagna elettorale a dire che poi si fanno questi erroni nella foga, che avremmo chiuso l'inceneritore a tutti i costi, se no sarebbero passati sul nostro cadavere. Non siamo riusciti perché sapete che è una guerra di carte bollate, o la vinci la guerra, ma quando un'opera è già costruita sai benissimo come l'inceneritore di Torino, non è che lo puoi buttare poi dalla finestra. Quindi anche su Torino, ad esempio, vorremmo studiare un piano di chiusura a lungo termine, non domani, ma magari al 2020, 6 anni per provare a chiuderlo senza far spendere ulteriori soldi ai cittadini. E infine sul rapporto con Grillo, ma Grillo ovviamente è un personaggio, un po' come tutte le persone che rivestono quel ruolo, cioè un personaggio riconosciuto dal pubblico, ha le sue sparate, ha il suo modo di comunicare che piace ad alcuni, a molti non piace, ed è però la persona che ha avuto l'idea geniale insieme a Casaleggio di fondare questo movimento, che secondo me è anche una garanzia che in Italia non arrivino movimenti eversivi, ci danno a noi degli eversivi, ma noi al momento siamo nelle istituzioni e facciamo la rivoluzione con la penna nelle schede elettorali, nei seggi elettorali. Eversivi come Alba Dorata, perché sappiamo che è quello che sta succedendo in Grecia. Adesso non voglio dire che la Le Pen sia come Alba Dorata in Francia, un po' meno, un po' meglio, ma insomma, evitare questo. Quindi dal punto di vista delle discussioni che ci sono state, ecco, in Parlamento, sono sempre state prese dopo mesi e mesi e mesi di segnalazioni e di valutazioni. Non sono mai state prese, ho detto questo, il giorno dopo via. Non sono successe perché c'erano dei parlamentari che, vede, si va a Roma, si guadagna 10.000 euro, 12.000 euro al mese, si diventa importanti, ci si monta un po' la testa e si danneggia un movimento che lavorano ormai da anni, si danneggiano milioni di persone. Perché cosa facevano questi signori? Andavano in televisione e tutte le volte contestavano il movimento, non Grillo, il movimento. Poi ho detto che i nostri toni, invece, come aveva notato prima, forse lei stesso, non abbiamo questi toni così di rottura, no? Arriviamo, spacchiamo tutto, cerchiamo di capire, siamo calati sulla realtà, sappiamo che è difficile far convivere. L'idea poi, come dire, di sussidiarietà, cioè di una forte, ulteriore compartecipazione a quello che è un sistema di welfare che dovrà essere, a nostro avviso, sempre più integrato, della cooperazione sociale del terzo settore. Si può ragionare su un discorso in una visione evidentemente di uno Stato, di istituzioni moderne, si può ragionare su un percorso che riconosca davvero la sussidiarietà di organismi del privato sociale, che per legge peraltro sono portatori di funzione pubblica. Allora voi lo vedete un percorso del genere che vinciate o che siate all'opposizione in questa regione, un percorso verso una legge sulla sussidiarietà? E l'altra domanda, che è molto collegata, riguarda invece le questioni più, come dire, su un piano appunto della sanità, no? Immaginando un futuro piano sociosanitario, e sappiamo che è uno dei temi più caldi, oltre che dal punto di vista del, come dire, che è l'80% poi del bilancio della regione, è un tema caldo per molti altri motivi, a noi piace immaginare che la cooperazione sociale, ma anche altra cooperazione, sia messa a disposizione del sistema sanitario nei punti dove siamo più forti, cioè in tutto ciò che succede prima e dopo l'ospedale, nei servizi di territorio, di prossimità, che però aiutano anche a, come dire, a contenere poi magari i ricoveri impropri, l'accesso nei pronti soccorsi per magari motivi non rilevanti. Ecco. Ho apprezzato, devo dire, nell'intervento che hai fatto, la questione di distinguo tra profit e non profit, perché personalmente mi dà molto fastidio che quando si parla appunto di ruolo del privato in generale, no? Nella difesa, come dire, nella costruzione di beni comuni, dei servizi collettivi, ecco, questa distinzione non si fa mai. Le istituzioni sono sempre buone, brave e cosa non vera, lo sappiamo, spesso sono inefficienti, e il privato è sempre brutto, cattivo e speculativo. C'è una terza via che noi rappresentiamo, che è proprio quella
tra l'altro dell'impresa sociale o comunque dei soggetti senza scopo di lucro. Chiudo con un'altra piccola sollecitazione che è rispetto alla questione dell'inserimento lavorativo. Cooperazione sociale è anche inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è uno strumento al quale noi siamo molto affezionati, non solo per ragioni, come dire, identitarie e storiche, ma anche perché sfidiamo veramente, dati alla mano, a qualsiasi prova, a qualsiasi confronto. Grazie, ma sicuramente la sussidiarietà è un concetto fondamentale appunto da includere in quelle che sono le politiche sociali e le politiche in generale di un'amministrazione, quindi la sussidiarietà, la sostenibilità, anche la resilienza, direi, no? La capacità di adattarsi ai cambiamenti, quindi questo è fondamentale e spesso il pubblico non fatica un po' ad adattarsi ai cambiamenti perché ha dei posizionamenti storici e quindi i cambiamenti sono un po' più difficili rispetto al privato, quindi io riconfermo quanto te l'hai detto, nel senso che bisogna assolutamente distinguere il sociale, soprattutto il privato, profit da quello no profit, e quindi tutto quello che può essere fatto dalla cosiddetta terzo settore, terza via, col privato no profit deve essere ovviamente attentamente valutato e se del caso valorizzato, quindi su questo noi siamo pienamente d'accordo. Vediamo che con le riduzioni delle risorse pubbliche, la sussidiarietà verticale, cioè dallo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, sta andando in crisi e quindi probabilmente è ora di stimolare, sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Cioè molte volte nel pubblico il problema è che non si conoscono i risultati. Ci danno degli obiettivi nel piano sociosanitario e non si conoscono i risultati. Non so, l'ospedale, questo è molto più sul territorio rispetto all'ospedale. Quindi, l'ospedale sapete che è abbastanza controllato grazie alle DRG, alle rimborsi dati in relazione alle diagnosi, mentre sul territorio spesso si perde un po' la tracciabilità del flusso di denaro. Per quanto riguarda la revisione delle leggi, ovviamente sì, nel senso che tutto quello che può ammodernare, sburocratizzare, rivedere le leggi che ovviamente sono senza stravolgere, che sono, se funzionano, degli anni 70 e degli anni 80, ovviamente sì, con però i tavoli più ampi possibile che facciano partecipare la cittadinanza, quindi anche i servizi all'infanzia hanno bisogno sicuramente, non solo, hanno bisogno di tutto il tema dell'istruzione, hanno sicuramente bisogno di una revisione e una nuova valutazione.